e dunque arriva un altro acquisto per la Under 15 bianconera dopo eh, Francesco Nuti preso pochi giorni fa è arrivata la conferma di Filippo Pagnucco Filippo Pagnucco che proviene dal, dal Pordenone giocatore ovviamente è giovanissimo perché è per l'Under 15 e, um, giocatore che um, ha giocato tanti anni nell'Udinese e dopo 4 anni all'Udinese è andato a giocare nel Pordenone sempre in Friuli e, e, la Juve l'ha visionato durante il trofeo Caroli Hotels, cioè poche parole la Coppa Carnevale Città di Gallipoli per chi non lo sapesse, giocatore che ha già segnato tantissimo anche a Pordenone e, e dunque va alla corte di Mr. Grabby. E, è un grande acquisto perché c'era molta concorrenza a livello nazionale e, e questo è un, col un colpo che secondo me vale la pena specificare. Anche Francesco Nutti lo era, ma non ho potuto fare il video in quel giorno lì. E oggi posso specificare: posso dire che la Juve sta lavorando tantissimo. E vi ricordate quello che vi sto dicendo? La Juve lavorerà tantissimo sull'under 15 più che sulle altre under perché l'under 15 sarà il serbatoio per le prossime future under mentre invece ad esempio la primavera quest'anno sarà formata tantissimo da ex under 17 l'under 23 sarà rimpolpata da tantissimi primavera l'under 16 sarà rimpolpata dai vecchi under 15 eccetera e così discorrendo l'under 15 ha bisogno effettivamente di essere un po' rifondata e Pagnucco credo che sia un attaccante che andava preso assolutamente perché ha già fatto vedere dei grandissimi numeri io personalmente l'ho conosciuto come la Juve tramite il trofeo Caroli Hotels che ho seguito che lo facevano vedere sulle partite via streaming e, e devo dire che effettivamente un giocatore che la porta l'ha sempre vista con una certa facilità quindi giocatore assolutamente importante per Mr. Grabby. ragazzi io vi saluto vi do appuntamento con i prossimi video sempre qui anche per parlare del mercato come al solito delle giovanili se avete dei dubbi chiedete e fino alla fine forza Juventus